scriveva, niente, nessuno, leggo dal primo libro perché è molto più esplicita questa cosa, niente, nessuno è fatto di sola luce o di sola ombra, di solo bene o di solo male. Le due facce della stessa moneta albergano nell'anima di tutti noi. Tutto ciò a cui potete arrivare è l'equilibrio. C'è chi lo trova, chi lo ignora, chi sprofonda nella follia e chi, come me, sceglie di spezzarlo. E l'altra volta diceva, parlando con te, c'era una domanda, no, che usciva fuori sui personaggi di Tolkien. È la stessa domanda che re Eomer rivolse ad Aragorn. Come si riconosce oggi il bene dal male? Lei dice che tutto è luce, tutto è ombra, a seconda di come la vedi. È la praxis di Ermanesse, è il mondo che ha luci e ombre a seconda di dove lo guardi, che emergono a seconda del contesto. E lei suggerisce quello che devi fare è l'equilibrio. E quindi, nonostante sia effettivamente una guerra tra buoni e cattivi, in certe parti viene quasi da sospendere il giudizio sul libro e quindi sulla storia stessa, ed emerge quella che anticamente era chiamata l'irrompere nella storia della necessità, ananke in greco. La necessità significa che le cose devono avvenire in un certo modo. C'è una necessità assoluta per cui ci deve essere questo confronto, perché da questo confronto deve nascere qualcosa d'altro.